tutti amici e bentornati in un nuovissimo video. Oggi parliamo delle misure di massa. Prima di iniziare il video, se non l'hai ancora fatto, iscriviti qui sotto con il bottone rosso con scritto iscriviti. E se non l'hai ancora fatto, lasciate tantissimi like. E niente, ora andiamo a scoprire le misure di massa. Allora, l'unità di misura è il chilogrammo. Eccolo qua. Il chilogrammo è l'unità di misura della massa e ci permette di stabilire la quantità di materia di cui è costituito un oggetto. Allora, le misure di massa hanno l'unità di misura che abbiamo vista prima, che è il chilogrammo. Poi abbiamo i suoi multipli e i suoi sottomultipli. Allora, i sottomultipli abbiamo l'ettogrammo, il decagrammo, il grammo, il decigrammo, il centigrammo e il milligrammo. Multipli non li abbiamo, abbiamo decine di chilogrammi, centinaia di chilogrammi e poi abbiamo il megagrammo. Tipico esempio per utilizzarle: quando andiamo al supermercato, andiamo in salumeria, di solito possiamo chiedere un ettogrammo di prosciutto e stiamo utilizzando le misure di massa. Oppure dobbiamo preparare una torta e per prepararlo ovviamente ci occorre zucchero, farina e che ne so, dello zucchero ne dobbiamo prendere 20 grammi, della farina 30, e tutte queste cose vanno misurate con questa la bilancia continua. Ora andremo a parlare del peso lordo, peso netto e tara. Ecco, ho rappresentato il tutto con i disegni. Iniziamo. Allora, il peso del contenuto e del contenitore viene chiamato peso lordo. Quindi le fragoline con la cassetta formano il peso lordo. Invece le fragole e il contenuto e viene chiamato peso netto. Invece il contenitore, quindi solo la cassetta, viene chiamata tara. Invece queste sono delle formule: peso netto più la tara formano il peso lordo, quindi le fragole più la cassetta formano il peso lordo. Invece il peso lordo meno la tara formano il peso netto, quindi faccio la cassetta con le fragole meno la cassetta e ottengo il peso netto. Poi faccio peso lordo meno peso netto uguale la tara, ottengo la tara. Faccio la cassetta con le fragole meno le fragole, ho ottenuto il contenitore, la cassetta. Il video si conclude
cui, se non l'hai ancora fatto, iscriviti nel bottone rosso e lasciate tantissimi like, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!